Il rettore ha parlato dei tagli, lei tra l'altro è stata anche professore dell'istruzione, un commento. È un momento difficile per tutti i paesi. Ci sono paesi che hanno operato tagli molto profondi, molto più profondi dei nostri, nel campo delle pubbliche amministrazioni. Viviamo e vediamo gli scioperi in Francia, abbiamo visto i tagli anche in Germania della cancelliera Merkel, 500.000 persone che non avranno più lavoro nel campo della pubblica amministrazione, quindi è un problema quello della crisi dal quale dobbiamo uscire sicuramente anche con una difficoltà che tutti ci troviamo a vivere rispetto appunto all'economia. Credo che per questo motivo sia importante trovare formule che ci consentano di favorire investimenti, favorire attrattività per le nostre città e i nostri paesi di industrie straniere e aprire nuovi mercati per le nostre imprese.